La città si riappropria del suo corso. Stamattina tanti cittadini hanno invaso il cuore di Giugliano. Finalmente un luogo dove poter passeggiare in tranquillità senza lo stress delle auto. Si può chiacchierare al sole e camminare senza motorini sfreccianti e pericolosi. Com'è questo corso riaperto? Bellissimo. Sta passeggiando con i bambini? Sì, finalmente. Le piace quindi? Tantissimo. Ci voleva. Sì, eh? Ci voleva, sì. Speriamo che rimanga così. Sì, speriamo che rimanga così e poi non è che ci voleva tanto per arrivare a questo. Ci si poteva arrivare anche prima. Questo è bello, speriamo che rimanga così. Finalmente incominciamo a vivere. Non è che ci dobbiamo spostare a 5-6 km da È una prospettiva molto noi bella. Noi dobbiamo superare la versa perché siamo 10-15 solamente noi ci auguriamo che rimanga sempre così. Ma sempre, ma non solo il sabato e la domenica, la gente si deve adeguare. Deve quindi cambiare. Basta alle macchine. Esatto. Le macchine, solo i residenti. Isola pedonale perenne. Ma non cioè, quelli che abitano, perché abitano, escono ahí. Gli orari purtroppo abitano al centro, il centro è qualificato, le case vanno avute per la maggiore, prendono più quote nel senso e devono anche subire la. È piacevole passeggiare a piedi. Quindi deve stare sempre chiuso alle macchine per sempre? No, vabbè, i giorni festivi giustamente no, vale la pena di stare chiuse per... Però la cosa è sbagliata, a non fare la pista ciclabile per le bici, è la cosa sbagliata, no, è vero o no? Che ne pensa di questo corso aperto? Sta andando benissimo, corso aperto risponde bene. Quindi aperto. Speriamo sempre? Che... Certo, il passaggio pedonale è proprio vita per il commercio. Quindi è d'accordo? Sicuramente, è la miglior cosa per il commercio.